una card rivolta ai consumatori per ottenere particolari sconti negli esercizi commerciali della zona. È l'iniziativa del Comitato di Quartiere Santa Teresa per combattere la crisi economica. Siamo con Giulio Esposito, presidente dell'ASCOM di Torre del Greco, un'importante iniziativa che partirà in questo periodo, la Miglio d'Oro Card, rivolta ai cittadini torresi per ottenere sconti in 40 esercizi commerciali. Di cosa si tratta? Beh, in effetti non è un'iniziativa proprio dell'associazione, è un'iniziativa organizzata dal Comitato di Quartiere Miglio d'Oro. Hanno chiesto la nostra collaborazione nel tal caso. Io sono un onesto commerciante di Corso Vittorio Emanuele e niente, hanno chiesto la collaborazione nostra, noi gliel'abbiamo concesso. Ho presentato a tanti altri negozi, anche nostri associati, che hanno condiviso l'iniziativa e l'hanno presa di buon grado. Ecco, di cosa si tratta e che sconti potranno ottenere i cittadini? Cioè, in effetti si tratta di fidelizzare la clientela. La nostra lotta con la grossa distribuzione è oramai vecchia e quindi portiamo sempre avanti discorsi tali da mantenere la clientela nel quartiere. Il comitato di quartiere si è prefisso appunto di cercare di fare uno sconto per gli abitanti del quartiere ed ogni commerciante si è regolato in modo autonomo. Chi su una somma di spesa, chi altri sulla specifica percentuale di sconto. La maggior parte si sono regolate su una percentuale di sconto. Questo dipende dalla tipologia dell'esercizio stesso, dall'alimentare, fa diversamente da un negozio di regali o quant'altro. Ecco, al momento questa card è rivolta ai cittadini del quartiere Santa Teresa, ma lei come presidente dell'ASCOM può ipotizzare che l'iniziativa possa essere ampliata anche ad altre zone della città? In effetti noi in centro sono anni che cerchiamo di attuare una politica di contenimento dei prezzi. Una cosa del genere, secondo me, può essere solo fatta a settori, piccoli settori di quartiere. Altre iniziative abbiamo già proposto, tipo il paniere che abbiamo fatto negli anni passati, quindi sono organizzazioni diverse che precludono che si predispone quindi un'organizzazione diversa.